Sarà una Pasqua diversa da tutte le altre, in cui non si potrà condividere né il piacere di ritrovarsi in chiesa né quello di stare a tavola con parenti e amici. L'emergenza coronavirus però non fiacca il morale di Coldiretti, che ha messo in campo un'altra iniziativa, la Pasqua con i contadini, proposta nei mercati di Campagna Amica di Chieti, Pescara e Teramo. Nei giorni di apertura settimanali, all'ingresso dei mercati verrà proposta una scatola con ingredienti già dosati per realizzare a casa le più tipiche ricette della tradizione pasquale regionale: arrosticini, agnello, cacio e ovo, lasagne e fiadoni dolci e salati con le relative ricette. Sarà un modo semplice per festeggiare la Pasqua della tradizione, spiega Giuseppe Scorrano, presidente dell'Associazione Agrimercato d'Abruzzo. Nei mercati i produttori metteranno a disposizione 4 scatole di diversa dimensione per una tavola da 2, 4, 6 o 8 persone, per chi vuole prepararsi anche alla Pasquetta. Purtroppo quest'anno sarà contraddistinta una Pasqua in cui tutte le famiglie vivranno e passeranno la domenica di Pasqua nelle proprie case. Quindi saranno le famiglie ristrette, non potremo viverla con tutti i nostri parenti o amici. Pertanto il nostro consiglio è quello di dare un pacco o proporre un pacco con delle ricette tipiche della nostra regione, con le ricette tipiche abruzzesi. Inseriamo nel pacco alcune ricette, come possono essere quelle del timballo alla teramana o dei cannelloni, piuttosto che il classico agnello cacio e ovo, e con tutti gli altri prodotti, dagli arrosticini ai salumi e formaggi, al pane fatto con i grani antichi come il pane di Solina, le uova rigorosamente allevate a terra bio delle nostre aziende, patate, verdure e tanti altri prodotti, come anche l'agnello, che è un prodotto sicuramente evocativo e emblematico di questo periodo. Scorrano ha poi ricordato che Campagna Amica ha messo in campo altre iniziative per aiutare chi ha più bisogno in questi difficili momenti. Abbiamo attivato un servizio che è quello della spesa sospesa. In pratica le persone, i clienti, gli avventori dei nostri mercati possono acquistare e fare un acquisto che poi verrà donato alle associazioni più bisognose. A questo però si aggiunge anche una donazione che noi facciamo volontariamente, perché comunque in questo periodo di primavera abbiamo una quantità importante di prodotti, tutte le nuove primizie, e quindi stiamo facendo anche un'azione molto benefica verso i meno fortunati. Rilanciamo appunto questa iniziativa della spesa sospesa, così anche le persone possono aiutarci ad aiutare. E il giovedì santo gli allevatori di Campagna Amica consegnano oltre 300 kg di agnello già porzionati alle Caritas di Teramo e Pescara e alla Casa di Betlemme di Chieti per tutte quelle famiglie bisognose.